Salve amici, bentornati sul mio canale. Oggi ci troviamo qui a Borgo Manero al mercatino dell'antiquariato. È presente Carlo Bacchetta con un po' di coltelli artigianali. Andiamo a vederli, andiamo a scoprirli. Si tratta di coltelli e non solo, vedo anche binocoli, specializzato anche in binocoli. Ecco, andiamo a dare uno sguardo alle sue realizzazioni. Questi sono alcuni coltelli che faccio io, realizzo anche i foder in cuoio e tutto perché mi questo piace. È in corno di? Questo è in corno di capra dell'ossola, capra ossolana. Monta una lama in brut de forge. Che tipo di acciaio si tratta? È acciaio al carbonio normale. Un MA5? No, un HR, cosa? Non si, vabbè, è un coltello. Prendiamolo per buono. Sì, un insomma. HR qualcosa. Comunque sono lame già forgiate che tu... Già forgiate, sono al carbonio. Da dove le fai arrivare? Dalla Finlandia. Dalla Finlandia. Cavolo, hanno una buona tradizione. Hanno una buona tradizione, infatti loro fanno i loro coltelli finlandesi, questo qui è classico da scoiare, della Polar, marca Polar. L'unica accortezza che ci vuole per questi coltelli qui, che sono coltelli che essendo coltelli fatti con acciaio di carbonio così, non inox, cosa, appena finito il lavoro che uno lo usa per scuoiare, per sfilettare il pesce, una cosa o l'altro, vanno asciugati. Perché sennò tendono a arrugginire. Se no fanno subito, ma non mai messi in custodia bagnati. Certo, però hanno la facilità di essere affilata, questo qui è un affilatore che sempre ho fatto io, vengono affilati subito, rapidamente, con la classica pietra. Ho capito. Pietra da. Quindi sono facili da, a differenza dell'acciaio inox, che se l'acciaio inox si stempra devi molarlo. Certo. Sono più difficili da affilare. Invece questi qui vengono affilati subito. Certamente bisogna avere l'accortezza di tenerli sempre asciugati nelle cose. E poi vedo anche c'è un bel brut de forge. Sì, questo è un brut de forge fatto dall'amico Marco Vesco di Dormelletto, che è un maestro coltellinaio di Dormelletto, lo trovate sul sito. Marco Vesco è veramente in gamba. Bello, bello. Aspetta che lo inquadriamo un po' meglio, facciamo vedere. Sono classici coltelli un po' di forgia celtica, perché sì. Vengono apprezzati nei mercatini dove fanno le revocazioni, certo, e quelle cose lì. Quindi io le faccio tendenzialmente. I foder invece li fai tu? I foder li faccio io, con un cuoio. Tutti questi qui hanno sempre particolari di finitura con osso. Non uso rivetti e rivettini, vengono sempre tutti cuciti a mano. Cosa. Non uso chiusure con bottoni, anche la chiusura viene fatta sempre in osso. Certo, aspetta che meglio. E si fanno anche da appendere al collo, da portare appesi al collo. Vogliamo dire anche qualche prezzo? Boh, sono tutti intorno ai 50 euro, 50-60 euro. Ho capito. Soldo più, soldo meno. Fantastico. Poi vedo che questo qui l'hai recuperato. Questi sono fatti con lo zampino del capriolo. E la lama da dove l'hai recuperata? La lama è recuperata da vecchi coltelli. Ecco. Da vecchi coltelli. Per cui è bello anche trasformare. Sì, sono così. Vecchi coltelli. Questo qui era il classico che veniva portato. Questo qui è il classico coltello. Queste lame qui le compro. Le faccio anche non con la zampa, ma normale con l'osso, perché è il classico coltello che veniva portato nei lederhose, nei pantaloni di cuoio dei popoli tirolesi. Così. Ho capito. Era quello che veniva inserito nella tasca laterale del coltello. Del pantalone. Ah, quella che poi è diventata la tasca del metro, dei muratori, tipo sì, quello. Sì, lì hanno la tasca e questo qui era la cosa. Fantastico. Grazie Bacchetta. Un'altra mia specialità. Fammi vedere. Sono questi qui, sono tutte collane con denti di. Questi li fai sempre tu? Sempre io, con denti di. Questi sono portachiavi, sì. Bellissimi. Con denti di. Ma più che portachiavi, questi qui li faccio perché li utilizzano per mettere sugli zaini. Ah. Anche gli arcieri le attaccano, attaccato alle pareti. I portachiavi ho quelli lì. Questi qui sono tutti denti di cinghiale. E ulteriore mia cosa sono i binocoli. L'altra tua passione sono i binocoli. I binocoli che ho dei pezzi veramente belli. Ho
ho là uno zaino su una Ferrari del questo no. Quelli, quello no, quelli sono trattative riservate. Trattative riservate. Sì, no, gli altri binocolo militare. Io una volta sono andato in armeria, uno Zeiss così, mi hanno chiesto 3.000 euro. Ho un bellissimo binocolo che è un pezzo rarissimo, ma è un regalo già destinato a mio nipotino. Un vecchio binocolo, questo qui avrà 50 anni, ma è un pezzo rarissimo. È un Oberocken 8x30, una miniatura di binocolo. Fatto dalla Zeiss negli anni 50 anni fa. 50 anni fa, che a differenza di un binocolo tradizionale 8x30 si vede le dimensioni. Certo. È una piccola, è un piccolo gioiello. Ma poi soprattutto però, la qualità. Però questo qua l'ho preso, l'ho fatto ripulire, è destinato a mio nipotino che ha 5 anni. È solo qua per mera. Per far vedere com'è. Fantastico. Uguale a quello là, il mio grosso Zeiss. 15x60. Quanti ne hai a casa? No, adesso c'ho questi qua, ieri a Varallo ne ho venduti 4. Ciao. Ieri a Varallo ne ho venduti 4. Ho venduto uno Swarovski, due Zeiss e un Essenblatt. Dei bei pezzi. No, io tengo solo binocoli di un certo pregio, E ripuliti e messi a posto. Facciamo la chiusura del video. Carlo, scusami. E... alla prossima. Alla prossima. Grazie a lei. Ciao ciao. Bene amici, siamo arrivati al termine di questo video. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al mio canale, ricordatevi di spuntare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui nuovi contenuti. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!